ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi riprenderò un po' l'attività agonistica dopo la lunga pausa che ho fatto quest'estate. Infatti l'ultima gara l'ho disputata a Sospirolo. Vi ho anche fatto un video relativo alla gara e riprendo con una gara del trofeo Serenissima, più precisamente quella di Sant'Anna di Chioggia. Una gara che ho sempre amato per la tipologia di percorso e anche per la tipologia proprio di circuito. Una volta infatti questa gara qua faceva parte del trofeo d'autunno, si è un po' mutato il nome del circuito, adesso è chiamato appunto trofeo Serenissima. Il terreno sarà bagnato presumibilmente, in quanto questi ieri, che è sabato, ha piovuto abbondantemente dalle mie parti, presumo che abbia piovuto abbondantemente anche a Chioggia, quindi allestimento della bici da fango. E visto che la Scotts Park non era al momento allestita per questi tipo di percorsi, perché montavo i semi slick, rispolvero la mia, come vedete, Torpado, quindi correrò con la Torpado Matador. Diciamo che oggi il risultato della gara non sarà per me importante, sarà un po' bello riassaporare quello che è il rientro dopo più di un mese di inattività. Ragazzi, numero ritirato, correrò col dorsale 103. Adesso prova percorso. Come immaginavo già dalle prime battute, trovo un percorso sulla pineta del Bosco Nordio molto interessante. Già dall'inizio molti saliscendi, ora qua c'è l'uscita della pineta, prima parte c'è questo pezzo di rettilineo dove sarà necessario rilanciare. Vedete che il terreno è formato da sabbia e terra, per lo più sabbia in questa pineta, quindi non ci sarà neppure fango oggi. Andava bene anche la Scotts Park con le ruote semi slick, però non è che potessi rischiare, quindi ho fatto la scelta che ritenevo più idonea al momento. Ragazzi, è stupendo il percorso. Non posso filmare molto all'interno del Bosco Nordio perché sostanzialmente c'è il problema legato alla fotocamera che sfarfalla un po' col buio, dove c'è poca luce. Questo è un pezzo che avevano proposto anche nel 2019, poi 2020 Covid, 2021 la gara non l'ho disputata. Numero pronto, ragazzi, per essere indossato sulla maglia e posizionato sulla bici. Per quanto riguarda il tracciato, avete visto, non vi ho potuto far vedere più di tanto perché non avevo con me la pettorina per posizionare la GoPro. Comunque il percorso è veramente bello. Ci sono ancora più tratti in alternanza di pineta e fuori pineta, comunque pezzi sempre adiacenti alla pineta dove c'è da spingere. È ancora migliore rispetto a 2 anni fa. L'altro anno non ci sono venuto, c'era un pezzo di bike park e poi sempre un pezzo di pineta. Anche l'altro anno mi dicono quelli che ci hanno corso che era bellissimo anche lo scorso anno. Per quanto riguarda la bici, scelta giusta, anche se vedete di fango non ce n'è, c'è la sabbia che è caratteristica di queste zone, e la bici è maneggevole nello stretto, quindi forse riesco anche a perdere qualcosina meno rispetto alla Scott, che all'angolo sterzo più aperto e sulle curve più larghe mi fa rientrare dentro un po' meno veloce. In questo momento manca più di un'ora e mezza alla partenza e questo frangente di tempo lo dedico a mangiare qualcos'altro, visto che stamattina sono partito prima delle 7 da casa e ho mangiato una banana. Ora in questo lasco di tempo farò la mia colazione, che consiste
in fette biscottate, qua ci sono 4 fette biscottate, ne ho anche altre 4, una banana e poi prenderò con una borraccia un po' di Polase. I Polase, come sapete, sono di sali minerali, io faccio abbastanza uso di questo integratore, è l'unico integratore che prendo perché anche in estate mi fa sentire bene, meno stanco. Poi preparerò la borraccia, ma all'interno ci metterò solamente dell'acqua. Quasi tutto pronto per la partenza, ancora un'oretta e mezza. Da questo momento ci vedremo a fine gara. Vi faccio vedere che Ho posizionato il mio numero e adesso prenderò la bustina di Polase. quindi da questo momento un'ora e mezza di fuoco. Ci vediamo dopo. Gara portata a termine anche oggi. Torpadina che si è comportata molto bene sullo stretto e sul tecnico di questo percorso. Cronaca della gara è andata più o meno così, partenza buona mia di Rampado. Dopo un po' è arrivato Bui con Agricola, Rampado è rimasto lì, abbiamo girato un giro e mezzo in quattro. Dopodiché purtroppo io ho subito una caduta, ho centrato un palettino per terra che mi ha fatto cadere e ho perso prima 10 secondi, poi 15, poi 20, poi alla fine non so quanti secondi siano stati. Ha vinto Marco Agricola, secondo Bui e forse terzo io. Adesso vediamo cosa è successo a Ivo Rampado, che non so se sia caduto e ha avuto un guasto tecnico alla sua bici. Comunque tutto bene, sono contento di essere tornato alle gare. Sensazioni buone e come prossima gara ci sarà San Stino di Livenza domenica prossima. Nicola D'Alto, sprint di Torla Vallata. Seconda posizione per Marco Mui, ASD Diamond Team. E va a vincere per la categoria Master 4 Marco Agricola Foresta Racing Team. Questo primo blocco con la categoria M4, l'appuntamento fra qui. Eccomi qua sulla via del ritorno a casa. Allora, come avete visto dalle immagini, il terzo posto è stato confermato. Peccato per Ivo Rampado, che era molto arrabbiato, ha piegato la falsa maglia della catena. E quando succedono queste cose, quando succedono a me, ci rimango molto molto male, perché una gara dove ti sei preparato e sai che puoi far bene, hai le gambe giuste quel giorno, subire un guasto meccanico dà fastidio a tutti nel nostro sport. Purtroppo è una cosa che dobbiamo mettere in preventivo, ma crea sicuramente un po' di malumore. Per quanto riguarda la mia scelta tecnica dell'aver adoperato la Torpado quest'oggi, devo dire che la Torpado è sempre una gran bici, bella, maneggevole, compatta. Sicuramente avrei corso bene anche con la Scott, vabbè, a prescindere dal fatto della scelta delle coperture, che sarebbero andate bene anche quelle della Scott semi slick, perché oggi di fango proprio non ce n'era neanche l'ombra, come contrariamente credevo io. La Torpado è una bici che ha un angolo sterzo differente e quindi in questa tipologia di percorsi ha una maneggevolezza diversa, una marcia diversa. Siamo arrivati anche per oggi ai saluti. Io vi do appuntamento per quanto riguarda le gare domenica prossima a San Stino di Livenza, dove ci sarà la classica gara con gli argini, valida come prova finale del Veneto Cup e anche sarà la prova del trofeo Serenissima. Per quanto riguarda i video, ci vediamo a un prossimo video. Vi ringrazio come sempre per la compagnia, per l'attenzione. Alla prossima, ragazzi. Ciao.